Bresciano si arricchisce con la determinazione dello spirito stalinista e nasce un'urbanistica nuova. Per le Applic, il tedesco antirigorista per definizione. Pazza della linea trasversale squilibrata, antisimmetrica e espressionista. In contrappunto con lo stile sovietico. Un minuto ancora, con la torre alta oltre i 300 metri. È un disegno di questi grandi magazzini che si vuole assolutamente di moda. Ad ovest, nella città claustrale, inizia la sperimentazione. Quella eccellente di Sharon quando edifica la filarmonica, dove riscopre lo spirito aggressivo e scanzonato del primo espressionismo. L'architettura, un profilo americana anni 50 dell'auditorio. Interventi che entrano in sintonia con la trasformazione del restauro del Reichstag, che è diventato oggi Bundestag, e dove la cupola di Foster getta una possibilità incredibile di guardare in modo ludico attraverso tutta la città. Scusi, cosa serve questo, mi diceva? Allora, qui è un alimentatore per dispositivi USB. Ho capito. Può collegare cellulari, telecamere, videoconini. Ho capito, ho capito. Ma serve, cioè viene utilizzato? Cioè... Certo. Mettiamo che lei non abbia o perde il suo alimentatore del cellulare, o in quel momento non ha a disposizione, sì? Può usare il cavetto di collegamento che viene fornito in dotazione con il cellulare. No, ho capito. Quindi lo inserisce nella porta USB. Capito. Questo viene inserito nella porta 2, cioè nella presa 220. E altre cose curiose cosa avete oltre a questo, così come? Questo qui per esempio è una cosa un po' particolare, no? Allora sì, questo qui è un router wifi dove può collegare praticamente una pennina 3G sulla porta USB. Sì. Pennina 3G sarebbero quelle della Vodafone, della TIM. Capito, sì. E questo dispositivo qui amplifica il segnale, cioè lo fa diventare wifi. Capito. Se lei ha altri dispositivi tipo pad, smartphone, telefonini, sì, o quant'altro, sì, sì, può collegare più dispositivi contemporaneamente a un sola penna 3G. Capito. Quindi con una penna 3G può collegare più dispositivi. Capito. E questi qui ci cosa interessa? Niente, c'è altre cose e basta, cioè altre cose un po' sfiziose. Com'è? No, strane no. Diciamo, come dico, sono per... Vedi, sono dei guantini con i tasti touch. Vuole dire? Cioè lei vuole dire, se lei per esempio usa questo tablet, sì, che è touch, sì, se si mette i guanti, sì, non lo può usare. Ho capito, invece con questo? Con questi guantini qui, dove ci sono i tasti, cioè quei pastrelli colorati, sì, sì, può usare. Ho capito. E invece questo? Scusi, mi dicevo, questo qui serve o non serve? È il quarto canale, praticamente è quasi un spostamento. Ma cioè in che senso? Cioè cos'è che fa questa roba qui praticamente? Che gasa, gira, finché gira. No, questo non gira però questo? Sì. Come gira? Gira. C'è un esempio di... Ah, ho capito. Cioè anche lì, non c'è il funzionamento, non ce l'ha un esemplare che funzioni, no? Che lo... Puoi aspettare? Scusi, cos'è questo? Dai, dica. Il LED è quello che proietta la luce sul soffitto, cosa costa? Lo diceva? Puoi ripetere un po' cosa diceva? Creativo anche noi.
E cioè cosa fai in concreto? Ho capito. E il fatto che sia Smart TV cosa comporta? Il Smart TV cosa si intende? Ah, ho capito. Non è che fai della domotica, no? Cioè, non fai della domotica, cioè dei comandi sulla casa, no? Capito, grazie. E quella cosa costa, quella roba lì per discoteche, quella, quei tu? Quanto? Ho capito. Grazie. Perdone, un giusino, questo cos'è invece? Questo cos'è? Lo switch. È lo switch. Ma questo che sezione è? Cos'è che fa vedere? Ma queste cosa sono invece? Queste? PC. Con un giga? Di qua. Ah, dico per... Bisogna conoscere. Dai, chiaro, chiaro. Ma dico, ma che prezzi di realizzo li vendete questi? Cioè, diciamo, uno se lo vuole comprare, cosa spende per dire? Se uno dovrebbe comprarlo, dovrebbe prendere 260 euro. E questo fa tutta la funzione di un PC. Ma si utilizza come una tavoletta, non è che abbia. Cioè, però non c'è il contatto, non c'è il contatto manuale, touch. No, si usa la penna. Ho capito, allora, fai vedere come funziona, tanto per. Questo si va in giro col mouse. Ah, com'è? Bello. Sì, però è un po' delicato. Ah, ho capito. Si muove il mouse tranquillamente. Ho capito. E voi dove siete? Monza. C'è un bigliettino che magari... Io no, se ce l'ha. Ah, capito. Io sono insieme a lui. Ah, ho capito. Quindi. Va bene, me lo faccio dare?